M di Marciano 7. Finalmente il tanto atteso sole splende sulla media valle del Tevere. Invece Marciano 7 non vi fa aspettare e parte con la puntata numero 48. Un libro per ricordare il tragico incendio che 30 anni fa bruciò Palazzo Vignola a Todi e spezzò oltre 30 vite. Massimo Rocchi Bilancini, un lavoro sicuramente duro, doloroso, ma comunque alla fine, diciamo, una volta presentato, ha dimostrato che era una cosa necessaria. Per te anche la stessa cosa, hai percepito questo? Sì, senz'altro realizzare questo libro è stato difficile e per chi lo leggerà comunque sarà probabilmente anche un pugno nello stomaco. E non è indolore leggerlo, però poi credo che comunque fosse necessario, perché un dolore così forte comunque per poterlo elaborare definitivamente andava comunque catalogato attraverso comunque una sua ricostruzione, e in questo libro finalmente questa ricostruzione viene effettuata per la prima volta dopo 30 anni. Luca Cardinalini ha presentato il Brucia il Vignola, questo libro di Massimo Rocchi Bilancini che racconta quella tragedia del 1982. Durante il pomeriggio la cosa che ha colpito di più è il gelo che, diciamo così, era in sala nonostante il video, nonostante alcune testimonianze. Solo con i tempesta si è rotto il ghiaccio. Che cosa, come mai secondo te, insomma, questo tipo di reazione? Beh, forse il segnale proprio di una ferita mai rimarginata, insomma, poi tentativi ci sono stati di rimarginarla, ma evidentemente c'è qualcosa, un nervo scoperto. È strano che una comunità che è teatro involontario di una tragedia, non è la prima cittadina che subisce una tragedia del genere, un trauma del genere, però è stranissimo che in 30 anni non ci sia stato nessuna cerimonia di commemorazione, al di là di una deposizione di una corona o di una messa a suffragio, volevo dire. Già l'anno dopo la tragedia, nella prima dépliant della prima mostra dopo Rogo, non c'era nessun accenno alla tragedia che aveva investito Todi, e questo era, insomma, abbastanza eloquente. Nel libro è ricorrente il richiamo alla dimenticanza, cioè questa storia tragica di 30 anni fa è stata praticamente rimossa. Tu pensi che questo tuo libro riuscirà a guarire questa ferita e a farla, diciamo, diventare una storia comunque di tutti? Era proprio questo l'obiettivo, lo scopo che mi ero posto era questo, comunque sanare queste ferite attraverso comunque la catalogazione, proprio è l'unico modo per archiviarla, veramente questa vicenda era non rimuoverla ma ricostruirla, sì, era questo l'obiettivo comunque. Quindi passare dalla rimozione che per tanti anni ha lavorato in questa città alla fase della memoria, perché comunque la memoria non è in contrasto con lo sviluppo della città, con il rilancio dello stesso Palazzo del Vignola, sono due cose che possono essere presenti e non sono assolutamente in contrasto tra loro, questa è la mia convinzione.